Amici, appassionati, praticanti, mistress, slave e compagnia, l'argomento di oggi credo che sia davvero interessante. Cioè, la domanda è: non è che il BDSM si stia trasformando piuttosto rapidamente in un role play, in un gioco di ruolo? Provo a spiegarmi, sono molte le persone che si avvicinano al sadomasochismo e un tempo erano prevalentemente persone che avevano qualche esigenza intima del profondo da risolvere, moltissimi casi di complessi edipici, di tormentosi legami affettivi con il ruolo materno o con ruoli comunque importanti dell'infanzia, maestre, professoresse, infermiere, dottoresse, aspetti di un potere che veniva esercitato nei confronti dei piccoli e che lasciavano degli strascichi che venivano affrontati e risolti terapeuticamente, se vogliamo dirla così, tra molte virgolette, attraverso la fruizione delle attività di BDSM. Lo stesso si può dire in altro modo, in altro linguaggio, per il feticismo. Oggi invece mi sembra che la gran parte delle persone che si avvicinano a questo mondo siano più incuriosite dalle variabilità e dalle varianti rispetto all'erotismo, alla sessualità tradizionale di cui sulla rete abbiamo pletore di varianti, che poi non sono neanche tanti, tante le varianti, e un'offerta straordinariamente ampia, capace di far passare la voglia anche al più insistito deviante. Ecco, mi pare che molti si rivolgano ormai al BDSM più per trovare sfogo alla fantasia, alla variazione, alla varietà, che non per affrontare e risolvere un effettivo disagio che attraverso il BDSM si andava definendo. Se prima il BDSM era strutturalmente un gioco di potere che si manifestava attraverso l'interscambio della dominanza col dominato, del piacere, del dolore, della sollecitazione della negazione o della privazione, insomma, tutte le questioni che conoscete probabilmente anche meglio di me dal punto di vista pratico. Non che non le conosco, ma so che voi avete molte esperienze. Oggi mi pare che ci sia più una questione di potere espresso, ma nella condizione del adesso io esercito il potere su di te e fra 20 minuti ci scambiamo i ruoli, come se si partecipasse tutti a un gigantesco gioco di ruolo in cui i ruoli possono anche essere alternati, il fenomeno dello switch, e sicuramente possono essere più indotti dalla curiosità che si trasforma in disciplina piuttosto che non nella necessità. Ecco, questo vorrei dire. Quindi questa argomentazione serve a dire che inevitabilmente, se così è, il BDSM conoscerà un'esplosione di adepti, un'esplosione di numeri di persone che si avvicineranno, ma anche, e qui vorrei fare attenzione, un'esplosione di gente che non ne capisce niente, ma che individua nell'argomento un buon modo per fare quattrini. Ecco, su questo io pregherei tutti di fare estrema attenzione, perché, come ho scritto anche in BDSM e sicurezza, questo coso qua, non è pensabile di praticare le attività di sadomasochismo con leggerezza e senza una ragionevole preparazione, perché alcune attività possono essere estremamente lesive, alcune anche mortali, dal soffocamento alla perforazione,
alla corrosione abrasiva profonda e, per non parlare dell'attività di calpestamento fatta con i tacchi, che quando diventa perforante in ambito collo o intestinale è letale. Allora, evitiamo di incorrere in drammi. Il gioco può essere estremamente bello e divertente e certamente diventerà una piattaforma di sviluppo enorme. E quindi ritengo che sia chi opera nel campo dei video, sia chi opera nel campo delle vendita di accessori o di abbigliamento avrà notevoli soddisfazioni, per non parlare delle mistress e di quelle forme di figura che dalla mistress switch alla slave in forme abbastanza ibride e certamente non pure, però che incontrano sempre più, da quello che posso osservare, il favore del pubblico nuovo che si avvicina alla sfera del sadomasochismo. Grazie per l'attenzione, alla prossima!